Arriviamo comodi al salone quest'anno, amici, con gli amici della Mercedes-Benz che ci hanno messo a disposizione questa classe C, un pick-up comodissimo proprio per i velisti. Però oggi al salone ci aspetta una giornata molto interessante. La prima barca su cui saremo a bordo è una barca con l'anima, come le chiamiamo noi, il Chaplin della Marina Militare, con ospiti molto interessanti. Guardate. Non solamente barche moderne, ipertecnologiche, prodotti della nautica, ma qui al Salone Nautico si incontrano anche dei sogni e delle storie come questa. Siamo a bordo del Chaplin, una delle barche della Marina Militare, barche d'epoca, barche storiche, una barca che ha tantissime cose da raccontare. Lo faremo con il suo skipper Giuseppe Parrini, ma siamo anche con, lo vedete, una bella fetta dello sport velico della Marina Militare, il comandante Domenico Lafaia, che è il comandante di Marivela e di Marisport, e con due atleti e navigatori, Andrea Pendibene, 4 mini Transat, lo conoscete tutti, siete tutti tifosi di Andrea, e Giovanna Valsecchi, che insomma è ben più del suo braccio destro dello short team, come ha fatto per tanti anni, ma insomma è un altro navigatore fatto e pronto di questa Marina Militare. Allora cominciamo, diciamo, gerarchicamente dal nostro comandante Domenico Lafaia. Siamo a bordo del Chaplin, ma siamo soprattutto al Salone Nautico, dove lo sport velico della Marina Militare ha organizzato, ha architettato una presenza articolata con più barche. Ce la racconti un po' bene la filosofia della vostra presenza qui? Sì, certo, è abbastanza semplice. Abbiamo pensato di partecipare a questo Salone Nautico particolare di quest'anno con tre barche significative: il Mini 650 di Andrea Pendibene e di Giovanna Valsecchi, che mitico Pegaso Ita 883. Assolutamente, Pegaso che soltanto un anno fa, in questo periodo, si stava approntando per la traversata oceanica che avrebbe cominciato il 1 ottobre. In questi giorni eravamo in attività frenetica alla Rochelle, proprio nei preparativi della partenza, e quindi la metteremo a disposizione del pubblico per poterla vedere e per parlare con i protagonisti. Ma soprattutto poi quest'anno la novità è che abbiamo voluto mandare due barche per la competizione, la veleggiata della Mille Vele, che quest'anno ha un significato particolare perché ha uno scopo sociale, benefico, di solito. Quali sono le barche? Le barche sono Chaplin e dove siamo in questo momento ospitati, che è una barca particolarmente legata a Genova, perché ha fatto parte per tanti anni dello Yacht Club di Genova, di una famiglia importante di Genova, che il dottor Novi, che la donò alla Marina qualche anno fa. E l'altra barca perché ha un nome particolare, si chiama La Superba, e quindi porta il nome della città di Genova. E la Superba è la nostra barca da competizione della classe J24, che ha vinto il campionato italiano e che recentemente ha partecipato ai campionati del mondo. Ecco, quindi queste due barche parteciperanno alla Mille Vele e daremo il nostro contributo di solidarietà alla città di Genova. E poi in altre parti del mondo sono impegnati gli altri atleti della Marina sulle classi olimpiche, insomma, no? E lo sappiamo, anche con risultati importanti. Abbiamo recentemente qualificato il 470 alle Olimpiadi di Tokyo. Giacomo Ferrari e Giulio Calabro, che tutti voi avete imparato a conoscere. Giuseppe Parrini, il Chaplin, che barca è? È un San Germani di che anno? Del 1974, un San Germani progetto Sciarrelli. Quindi progetto Sciarrelli e San Germani, pensate, un'accoppiata veramente tutta italiana, una vera signora del mare. Ci dici un po' che barca è anche come prestazione? Ci sono barche che sono buone boliniere, barche più o meno marine, com'è il Chaplin? Allora, è un'imbarcazione favolosa, perché riesce a tenere il mare in maniera spettacolare. Il meglio di sé lo dà in bolina, anche se non riesce a stringere molto come quelle moderne, però ha comunque un passo e una potenza di bolina che sicuramente non ha niente da invidiare alla maggior parte delle barche d'epoca. Dentro com'è strutturata? Dentro è un'altra particolarità di questa barca, che per essere di 16,40 m ha una vivibilità che è paragonabile a una di almeno 20 metri, perché ha una dinette molto grande e cabina di poppa armatoriale con due posti letto comodi e altre due cabine a prora con due posti letti. Ecco, che attività fa la Marina con una barca così importante, così significativa come questa? Abbiamo ricordato la famiglia Novi che l'ha donata proprio alla Marina Militare.
Sì, dal 2007 questa barca fa parte delle imbarcazioni dello sport velico della Marina Militare e viene usata principalmente per attività addestrativa per gli allievi dell'Accademia Navale, infatti è di base alla sezione velica di Livorno. E facciamo attività addestrativa sia d'inverno facendo delle uscite giornaliere, sia estiva con le campagne addestrative che ci vedono navigare anche nel Mediterraneo e oltretutto partecipiamo anche alle regate delle vele d'epoca. Circuito delle vele d'epoca e crociere addestrative durante l'estate. È una barca che potrebbe anche affrontare l'oceano eventualmente, il Chaplin? E questa è una barca che potrebbe anche affrontare, naturalmente una traversata non è, diciamo, così semplice come fa Andrea con il 50. Infatti, non è un caso che io ho buttato lì la parola oceano, no? Quasi infrangendo qui nella sacralità del pozzetto del Chaplin, e parlando di oceano ovviamente Andrea e Giovanna li chiamiamo in causa. Allora, il punto della situazione molto breve della tua attività, Andrea. Ma il punto, sono a Genova, Pegasus è visitabile, speravo nella domanda degli interni come è fatta al Chaplin, così me la sarei smarcata che non c'è niente. E siamo qua, quindi la transata è conclusa, sono passati 9 mesi, questa è una domanda magari da comandanti più che la mia. Io l'oceano, l'orizzonte, qualsiasi barca va bene. No, allora te la faccio meglio la domanda, ecco, con l'obiettivo che stavi per dire. A un anno da quella mini transat e a un anno da un'altra mini transat o da altri programmi ovviamente che tu farai, tu e Giovanna, come te la ricordi quella mini transat conclusa, quelle due belle tappe? Un ricordo romantico, mi scende la lacrimuccia, ma me la ricordo bellissima. La transat, come dicevano prima i comandanti qui, non è un progetto che si improvvisa, si parla di un oceano, si parla nel mio caso anche in solitario, si parla di una preparazione della barca meticolosa ed accurata, dalla sicurezza, gli impianti, le strutture, ma soprattutto poi dell'uomo. Sembra scontato perché noi siamo in marina, siamo tutti marinai e la preparazione che riceviamo è di alta standard qualitativo, però comunque la preparazione della meteorologia, le rotte, la navigazione, i punti pericolosi, perché comunque navigare da soli, ci sono anche dei punti, non parlo solo meteorologici, ma di coste a cui bisogna stare lontani, saper gestire le emergenze, che comunque in casa si stacca la luce, va dal contatore, in oceano è qualcosa di un pochino più diverso, sempre in sicurezza, sempre divertendosi. E io voglio tornare lì, però faccio parte anche della Marina Militare e sono contentissimo di aver colto questa grande opportunità e mi sento dire, mi piacerebbe crescere, ma crescendo insieme agli allievi e ai cadetti dell'Accademia, perché andare equipaggio è un'altra sfida e spero di farlo in oceano prossimamente. Questo è un mio sogno, una mia idea. Riportare quindi la Marina tornerà sicuramente in oceano. Giovanna, tu invece con il Mini, proprio con Pegaso Ita 883, hai fatto delle tappe importanti del circuito anche in solitario, quindi diciamo tutti aspettavano di vedere Giovanna Valsecchi finalmente in solitario con il Mini 650. Raccontaci com'è stata questa esperienza, come, cosa ti ha lasciato? Ecco. Tutti tranne una, aggiungerei, tutti tranne una. Diciamo che Andrea era molto geloso che io facessi la regata in solitario, infatti fino alla fine me l'ha fatta scontare, anche quando abbiamo mollato gli ormeggi, per uscire, lui è stato a bordo di Pegaso e mi ha seguito fino al treno fuori, aveva paura che gli rovinassi Pegaso. No, questo era un supporto ad alto standard, lo skipper fino all'ultimo si risparmia anche energia per tirare sulla rana. Dai, volevo essere diciamo sicuro. Ci sono interpretazioni diverse, lasciamole a chi ci segue da casa. Diciamo che sono stata, alla fine è durata pochissimo, 24 ore neanche, molto tranquilla perché ero da sola, senza Andrea, quindi avevo 24 ore di relax. Le condizioni sono state tranquille fino all'arrivo, dove lì abbiamo beccato un po' di vento, ma gestibile, forse. Il fatto che abbiamo fatto tutta la regata con poco vento, poi all'ultimo è arrivato di colpo il vento, ha un po' creato il panico, però 20 nodi, 25, niente di... mi sono divertita comunque. Senti, senza diciamo svelare programmi e decisioni che saranno future, eccetera, eccetera, però nell'universo tuo un pochino l'intenzione, la voglia, la possibilità di fare una mini transat a questo punto da sola dopo tutte queste preparazioni appresso ad Andrea ci potrebbe essere sempre?
Sì, però c'è bisogno di tanto allenamento, perché comunque ho visto che navigare in solitario è diverso rispetto al doppio, quindi se si dovesse fare dovrei essere già in Francia. Quindi il programma è quello, nel senso un domani che uno vuole fare una mini Transat, portarsi in Francia e allenarsi con tutti i francesi. Come sarà l'equipaggio, comandante, alla Mille Vele? Mille Vele saremo 4 persone dell'equipaggio dell'Accademia Navale, più Andrea e Giovanna, e ci sarà anche il comandante La Faia, quindi ci divertiremo sicuramente. Il timone, chi sarà il timone alla partenza? Questo ce la giochiamo, naturalmente andiamo in ordine di anzianità. Sentiamo, faccio la stessa domanda a lui. Chi sarà il timone alla partenza della Mille Vele? Allora, sulla nave c'è un solo comandante, lo skipper è il comandante Parrini. Poi, quando nessuno ci vede, la tentazione di prendere il timone ci sarà, insomma. Senti, allora, con questa concludiamo. Il messaggio vero dell'attività velica della Marina Militare, non solo oggi e domani, questi giorni al Salone, ma proprio in generale, per il mondo della vela e dei giovani un po' anche. Beh, noi cerco di sintetizzare, come Marina cerchiamo di affrontare a 360 gradi il mondo della vela, e quindi per noi è innanzitutto formazione, la formazione dei nostri uomini, e qualsiasi specializzazione prendano, tutti hanno una base solida, molto solida sulla vela, perché è l'ambiente naturale nel quale verranno poi impiegati. Ma ci sono anche altre due direttrici, una è l'addestramento e la diffusione anche della vela alla cittadinanza, insomma alla collettività, e noi mettiamo a disposizione tutte le nostre competenze, anche i nostri mezzi, per diffondere in ogni occasione con corsi velici, con formazione, e quindi addestramento e diffusione della vela. E infine abbiamo una componente anche molto importante, che è quella più spiccatamente agonistica, che è quella olimpica, nella quale stiamo adesso investendo molto, abbiamo cambiato tante cose anche da un punto di vista organizzativo, per cercare di fare una squadra forte, e incrociando le dita vedo che i risultati già si vedono. Ecco. Continuiamo a tenere le dita incrociate, grazie ad Andrea Pendibene, Giovanna Valsecchi, Domenico La Faia e Giuseppe Parrini, grazie al Chaplin, alla sua storia, grazie alla Marina Militare, avete sentito che ci sono tante cose che bollono in pentola, grazie alla regia di Alessandro Cece che fa dei contorsionismi con la telecamera, e alla prossima di questo speciale Salone.